quest'anno, l'anno scorso qualcuno l'aveva già fatta. Filippo, cosa ci dici? Sono rimasto molto contento per la prestazione, prima di tutto, anche perché mi hanno fatto i complimenti anche al mister. E spero di continuare così ad allenarmi duramente e di impegnarmi comunque, è quello che mi prometto di fare. Spero di avere altre possibilità, perché comunque non a tutti piace stare in panchina. Già domani avrai una possibilità perché Andrea Maggi deve scontare il secondo turno di squalifica, quindi anche domani potrai dimostrare il tuo valore effettivo. Speriamo che il mister conti ancora sulle mie potenzialità e che raggiungiamo il risultato anche domani. Che partita sarà domani contro il Marcenise, Filippo? È una partita molto combattuta perché il Marcenise è una buona squadra e ben organizzata in campo tecnicamente. Anche se non sta andando forse, no? Anche la sua classifica è un po' bugiarda come la nostra, vero? Diciamo che noi abbiamo avuto un cammino un po' più difficile. Vediamo di vincere questa partita e di tornare a casa con 3 punti o con la vittoria comunque. Noi ce l'auguriamo, in bocca al lupo Filippo. Grazie a Dio. Finalmente siamo riusciti a portare ai nostri microfoni l'idolo indiscusso della tifoseria gratinese, Fabio Giorlanda. Fabio ha avuto un inizio di campionato un po' travagliato, con un infortunio alla caviglia che gli ha impedito di giocare le prime partite di campionato. Da quando è rientrato possiamo dire che abbiamo notato un po' più di equilibrio in questa squadra. Ti ringrazio tanto per l'elogio, dico, spero che non sia tanto di parte quanto una realtà dei fatti. Beh, sì. È evidente. che dire, sicuramente c'è stato un miglioramento dal mio rientro in campo, qualcosa forse è cambiato, ma è sicuramente il merito del gruppo e di tutti i compagni. Un saluto a Paolo Ghiriatti che è appena entrato, perché come capitano non si distingue sempre. Sicuramente sì, c'è stato un apporto positivo, non mi sento dire il merito mio e del mio rientro, ma sicuramente c'è stato un cambiamento, c'è stata sicuramente una maggiore tranquillità che era quello forse che mancava fino adesso ed ha contribuito ai fini dei risultati che si sono conseguiti fino ad ora. Pensavo che tu sia anche un piccolo portafortuna, perché quando ci sei tu in campo qualche punticino o la vittoria o un punticino riusciamo a strapparlo. Vogliamo considerarlo così. Domani affronterete questa partita contro il Marcianise, che sulla carta potrebbe sembrare semplice, in quanto non è una squadra che sta dimostrando un grandissimo valore. Tuttavia però, voi lo sapete benissimo che è una squadra allestita in maniera... Beh, sì. È chiaro che ogni partita ha una storia a sé e va giustamente affrontata nella giusta maniera, come ogni partita. Nessuna squadra va sottovalutata, e soprattutto perché è chiaro che i risultati sia da parte nostra che da parte loro non ci avvantaggiano come in questi inizi di campionato, e ognuno ci darà ovviamente a vincere, a muovere la classifica in positivo, per cui sicuramente sarà una partita agguerrita sotto da parte insomma di tutte entrambe le squadre. E quindi sicuramente ci vorrà una giusta grinta, il migliore impegno per affrontarla nel migliore dei modi. Grinta che si è palesata nettamente domenica contro il Bari, forse è la prima partita dove veramente la vittoria, cioè i 3 punti più che la vittoria, sono stati voluti in maniera particolare dalla squadra. Io credo che sicuramente lo stimolo era tanto. Ovviamente quello di giocare contro una squadra molto quotata per la vittoria in campionato, con grandi nomi, un grande budget, sicuramente abbia dato un contributo maggiore ai fini appunto della resa di squadra. È chiaro che poi quando tutto va bene, diciamo, fila tutto liscio, ma siamo anche consapevoli delle nostre capacità, per cui di certo non siamo da meno a tante squadre. Appunto i risultati ci danno ragione. Speriamo che la vittoria della scorsa domenica sia stato poi l'inizio effettivo del campionato
del Via Latina, perché noi ci troviamo in una posizione di classifica che sicuramente per l'organico che abbiamo non meritiamo di avere. Direi proprio di sì. Io credo che c'è soltanto da preoccuparsi delle nostre, di come affrontiamo noi le partite, perché è chiaro che poi ogni partita, appunto come dicevo prima, può prendere insomma delle pieghe differenti in base a come va durante la giornata. Io credo che se questo ha dato una svolta a questo campionato, questa vittoria ha dato una svolta a questo campionato, credo che i risultati ne arriveranno. Dovremmo già dimostrarlo da domani, però questo sicuramente, è chiaro che non è chiaro si che può domani più, è un test. Un test importantissimo, e tre punti tra l'altro fuori sono importantissimi fine della classifica, soprattutto per le sconfitte ovviamente subite in precedenza, per cui è importantissimo domani almeno la vittoria. In bocca al lupo Fabio, grazie. Grazie mille.